A tutti benvenuti, bentornati sul mio canale in un video svuota la spesa. Principalmente siamo andati al Tesco e da Home Bargains. Volevo andare solo al Tesco per comprare, per prendere più che comprare perché era gratis, un detersivo. Mi hanno dato un voucher e di questo detersivo erano capsule che praticamente non c'era, c'erano tutti tranne quello. Ce n'era un altro uguale, stesse capsule, stessa marca, differente profumazione. E abbiamo fatto la prova con la cassiera per vedere se il voucher passava con altra profumazione, ma non passava. E poi inoltre scadeva oggi, quindi l'ho perso. Era £5,70, quindi tipo 6,50 euro, e purtroppo l'abbiamo perso. Vabbè. Per colpa loro comunque, perché fanno i voucher e poi il prodotto nel negozio non c'è, ma comunque mi è un po' infastidita questa cosa perché abbiamo perso 5,70 di detersivo che comunque era buono. Ma abbiamo preso per Lana le scatolettine, quelle sue, fondamentale siano in gravy, perché cioè in salsa, perché se sono in gelatina non se ne mangia. Queste sono tipo la salsa. E queste sono almanzo, pollo, salmone e tonno. Generalmente prendiamo quello solo carne, che contiene anche anatra e agnello, però non c'era, c'era solo questi, quindi l'abbiamo presi. 40 sacchettini, lei solitamente ne mangia uno o due al giorno, più i croccantini di Oliver, dipende come le gira. E sono costati 13,99. Scusate la mia voce, ma sono senza voce e non posso parlare più forte di così. Mi sto un po' scusate, sforzando. Qualcuno nei commenti tempo fa mi ha detto che ha commentato dicendo che i miei video sono carini, ma sembra che io non abbia voglia di farli. E io tipo, ok. Se non avessi voglia di farli, non li farei, anche perché cioè, nessuno mi sta puntando una pistola. Comunque, abbiamo preso il latte, questo qua, si vede? Sì, parzialmente scremato, sono 4 pinte, cioè 2 litri e 2,70. Non mi ricordo il prezzo, forse sta sull'1,40. Poi, a me queste cose non piacciono, però il mio ragazzo ogni tanto li mangia. Perché se li porta al lavoro in pausa pranzo. Questa è pasta con formaggio e broccoli. Praticamente si aggiunge l'acqua dal bollitore e dentro è sta pasta, così io boh, sono un po', non lo so, preferirei non mangiare onestamente. E poi si è preso anche questi noodle pronti in 4 minuti al curry, che hanno la stessa praticamente, lo stesso metodo. Si mette l'acqua calda, si lascia tipo 4 minuti appunto ed è pronto. Contento lui. Poi sempre lui ha preso queste patatine leggermente salate ed è arrivato in cassa praticamente dicendo: sono quelle che ti piacciono, che poi le mangia lui alla fine. Però vabbè. Poi ho preso 1,99 della Lenor, questi specie di foglietti. Qua c'è scritto. Più fanno i panni più morbidi, li rendono meno statici, non saprei come dire in italiano. E comunque si li metto nell'asciugatrice e fanno più, diciamo, profumo ai capi. Poi ho preso grana padano, il solito che trovo al Tesco, 1,79, perché gli altri costano tutto il doppio. Poi abbiamo preso 99 centesimi una pellicola 60 metri, non male il prezzo. Poi vi sto facendo vedere tutte cose un po' sparse, però è così perché abbiamo fatto una busta unica. Si è preso uno shampoo, perché ho il mio, questo shampoo, 99 centesimi al cocco. Poi per i piccoli mocciosi abbiamo preso i soliti patè, sono 4, quindi due ciascuno praticamente, anche se certe volte glieli divido metà e metà, così tanto per dare un premietto. E questi sono i preferiti di Oliver in assoluto, Lana mangia di tutto, e sono all'erba gatta e al fegato di qualcosa. Poi
il mio ragazzo si è preso questo, che non so bene cosa sia. È uno sciroppo al gusto di nocciole, senza zucchero, anche per vegani. E questo credo si mette, tipo, si mette nelle bevande, tipo ti fai, non lo so, il cappuccino e lo dolcifichi con questo. Credo. Al gusto di nocciole costa tipo 1,60, ma ne basta veramente pochino. Poi ho preso queste due tortine. C'è scritto meringa con limoni siciliani, vabbè, ci crediamo poco. Limited edition, infatti non le avevo mai viste, le ho prese perché stavano scontate da 2,45 a 1,20 e ci facciamo la merenda più tardi. Poi ho preso non uno, ma ben due di nettarine. Nettarine sono queste, sì. Dalla Spagna. Sono quelle praticamente a pasta bianca. Fanno odore, stranamente. 89 centesimi con la Club Card ciascuna. Poi. Una mozzarella, questa mi sembra 69 centesimi. Altre pesche, 89 centesimi, queste sono a pasta gialla. Poi un pound con la Club Card, albicocche, che praticamente sono 8 albicocche. Se sentite macelle è perché stanno facendo lavori fuori, è da una giornata praticamente che scaricano terra. Nel campo proprio qui adiacente al mio giardino, non so quello che stanno facendo, però spero smettano. Di scorta perché scade praticamente l'anno prossimo, quasi. No, scade ad ottobre questa Philadelphia Light, il family pack, quindi bello grande, sono quant'è? 280 grammi, 2 pound. Poi ho preso questi Tampax perché avevo il voucher insieme con quello del detersivo, che erano praticamente gratis, e quindi l'ho presi. E poi, comunque costano tipo 2 pound quelli. Ho preso due cuori di insalata romana, perché erano scontati da 1,15 a 44 centesimi. Ho presi. E per finire abbiamo preso 6 uova con doppio tuorlo. Scusate. E guardate quanto sono enormi. C'è un uovo e quanto la mia mano. E sì, queste sono costate 2 pound. E basta. Questa è stata tutta la spesa. Volevo farvi vedere, vediamo se riesco, la soddisfazione di fare la spesa al Tesco questa volta. Ok, così ce la facciamo. Allora, vedete che del Tesco pagavo esattamente 24, però poi avevo voucher e anche praticamente gli assorbenti gratis. Peccato per il detersivo che non c'era. Comunque, da 24 Club Card, questo e quello, ho pagato 8,19 per quasi tutto quello che vi ho mostrato, tranne le patatine, le crocchette di lana e altre cose. Quindi benissimo, busta vuota, ho chiuso la porta, quindi Lana non è qui, non ve la posso fare salutare, quindi vi saluto io. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia questi 8-9 minuti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!